Bentrovati, vi diamo il benvenuto dagli studi di 7 Gold per la diretta televisiva di Natura dal campo alla tavola, storia delle eccellenze italiane. La puntata di oggi sarà sulle erbe aromatiche e le spezie, indiscusse protagoniste sulle tavole degli italiani, per insaporire un piatto, per apportare quelle proprietà organolettiche che arricchiscono e rendono una pietanza davvero unica. Ma per scegliere le migliori erbe aromatiche e spezie è molto importante selezionare quelli che sono i produttori migliori, per scegliere l'eccellenza. E oggi abbiamo in studio Massimiliano Ceccarini, General Manager di SIPO, a cui diamo un caloroso benvenuto e veramente ringraziamo per la sua partecipazione e anche per aver selezionato e identificato un format televisivo così importante per fare cultura enogastronomica. Massimiliano, benvenuto, ciao! Ciao Lisa, buongiorno a tutti. Perché proporre un format televisivo così innovativo per fare cultura enogastronomica? Perché noi di SIPO crediamo che lo storytelling e raccontare la storia dei prodotti agricoli e orticoli sia fondamentale per istruire il consumatore e per guidarlo all'acquisto. In particolare oggi parliamo di erbe aromatiche e spezie, che sono una componente fondamentale nella cucina italiana e soprattutto nella dieta mediterranea.